Grazie consigliere Meloni. Passiamo all'oggetto numero 7, intendimenti della Giunta regionale riguardanti la modifica del regolamento regionale del 23 maggio 1995 numero 15, disciplina degli appostamenti e per l'uso e la cattura dei richiami vivi. Prego consigliere Puletti. Grazie presidente. L'argomento che intendo sottoporre all'attenzione dell'esecutivo regionale, in modo particolare dell'assessore Morroni, riguarda una problematica particolarmente rilevante, soprattutto per quanto riguarda la caccia stanziale, svolta attraverso l'appostamento fisso su tutto il territorio umbro. Ricordo che grazie alla Lega e anche alla collaborazione dell'assessore, in questa legislatura molto si è stato fatto per migliorare questa tipologia di prelievo venatorio. E oggi sono qui a chiedere al Governo dell'Umbria un ulteriore scatto in avanti per affrontare con concretezza e con coraggio il tema dei richiami vivi, rimasto per troppo tempo incagliato in quelle che sono le burocrazie europee ed italiane. L'ormai datato divieto di cattura e detenzione della specie prevista dalla normativa nazionale, dovuta chiaramente al recepimento delle solite direttive comunitarie per svolgere questa particolare pratica, starebbe rischiando di mettere seriamente in crisi, con effetti addirittura controproducenti, legati ad eventuali fenomeni di bracconaggio e di mercato parallelo. Questo perché la sua forma, consentita ad ogni singola doppietta che si dedica alla gestione dei richiami vivi, è quella dell'allevamento, ma i capi a disposizione consentiti attualmente spesso non sono sufficienti per gli appassionati di questa attività, legata chiaramente particolarmente diffusa anche nella nostra Umbria e nelle nostre comunità locali. In questo quadro alcune regioni, ad esempio le Marche come capofila, hanno iniziato a riflettere sulla possibilità di aumentare la dote dei richiami vivi di allevamento per cacciatore, cercando di trovare un accordo unitario in quella che è la conferenza Stato-Regione, per allentare chiaramente le maglie stringenti di una normativa vigente in materia. Naturalmente per fare questo occorrerebbe una forte volontà politica votata al cambiamento e a cascata anche dei regolamenti regionali, che ricordo il nostro è datato 23 maggio 95, quindi particolarmente datato e chiaramente meritevole di una revisione più ampia possibile, che proceda di pari passo anche con il dibattito nazionale sul tema oggetto di questa question time. Pertanto chiedo a lei, assessore, se sia sua intenzione mobilitarsi, chiaramente con le modalità e nelle sedi istituzionali proposte, per avviare un percorso di miglioramento e di revisione della legislazione regionale dedicata ai richiami vivi, nel solco del più ampio ragionamento aperto in materia della questione su tavoli nazionali, dedicato chiaramente quale luogo simbolo per affrontare insieme e di concerto con le associazioni venatorie questa problematica ormai trascinata da troppo tempo. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie presidente. L'argomento oggetto dell'interrogazione era già stato sollevato in seno agli stati generali della caccia che si sono svolti nei mesi passati. In quell'occasione l'assessorato ha ritenuto fondata la richiesta avanzata ed ha proposto di riportare l'argomento all'attenzione della consulta venatoria al fine di acquisire i pareri dei vari componenti. Tra i punti all'ordine del giorno della prossima consulta sarà prevista anche la discussione della proposta in oggetto. Nel caso in cui la proposta venga licenziata dalla consulta, ovviamente si procederà alle necessarie modifiche regolamentari secondo l'iter previsto dalla normativa vigente. Prego, consigliere Puletti. Semplicemente per ringraziare l'assessore sulla problematica che ho appena sollevato e sono assolutamente soddisfatta del fatto che sia stata già argomentata in consulta, e l'auspicio è quello chiaramente di accelerare su questo percorso e risolvere quella che è, diciamo, un'annosa questione, chiaramente non dovuta, anzi tutt'altro, dalla Regione, ma da recepimenti normativi nazionali ed europei. Quindi grazie assessore per questa risposta. Grazie consigliere Puletti. Allora, all'oggetto numero 8 abbiamo l'interrogazione del consigliere Meloni, PNRR in Umbria, informazione sul reale stato d'attuazione e sullo stato d'avanzamento dei progetti. Aspetta, è un minuto.
saluto consigliere che sta scendendo la Presidente, credo sia corretto che, visto che risponde la Presidente. Eccola. Prego consigliere, può iniziare l'illustrazione. Grazie Presidente, ma questa interrogazione nasce appunto dall'ultimo confronto che abbiamo avuto in Consiglio, proprio per avere lo stato reale di attuazione, diciamo, dei fondi del PNRR, che credo siano davvero, malgrado quello che spesse volte abbiamo sentito anche in quest'Aula, un'occasione unica per il nostro Paese e anche per la nostra Regione. Sappiamo bene che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inserisce all'interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni concordate dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica da Covid-19. E la principale proprio componente di questo programma è proprio il dispositivo per la ripresa e resilienza, che ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione di 672 miliardi di euro. Quindi il PNRR, ripeto, è una grande occasione per la nostra Regione e anche per ogni singolo comune, per vedere finanziati progetti sui vari ambiti della vita sociale, economica e infrastrutturale, le cui procedure prevedono bandi e assegnazioni attraverso i quali il Governo eroga risorse a Regioni e agli enti locali. Sappiamo bene anche quanto anche il Covid abbia lasciato delle ferite importanti dal punto di vista della salute, della sicurezza, della salute mentale in particolare, ma anche della grande occasione che ci restituisce su quelle che possono essere le grandi infrastrutture per il Paese e anche per uscire dall'isolamento da regioni come la nostra. Il decreto di legge del 2 marzo del 2024 ha introdotto, per fortuna, delle misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, proprio perché anche il tema della semplificazione lo abbiamo affrontato più volte in quest'Aula e ricordo che abbiamo sempre una mozione approvata all'unanimità che proprio doveva andare incontro alle aziende e al tessuto, anche quello dei cittadini che si trovano ogni giorno ad affrontare procedure burocratiche spesso troppo lunghe anche per il tempo e per le tasche dei nostri cittadini. E diciamo che il successo del piano dipende in buona parte dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di presentare e mettere in atto i progetti. Un terzo di queste risorse, 66 miliardi di euro, sono destinati a interventi da gestire proprio a livello territoriale. La Regione dell'Umbria nell'aprile 2021 ha presentato al Governo il piano PNRR Umbria 2021-2026, volto a supportare la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, l'istruzione, la mobilità sostenibile, insomma tutti quei progetti che possono far leva su tutte le missioni contenute all'interno di questo piano. E l'articolo 65 dello Statuto regionale prevede una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale, nella quale viene esposta e anche l'attività svolta. Nel 25 giugno scorso la Presidente della Giunta regionale ha presentato in aula la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, il resoconto dell'amministrazione 2019-2024, e anche in quell'occasione abbiamo compreso e appreso anche dalla stampa dei giorni precedenti che l'Umbria ha intercettato 3,8 miliardi di euro di finanziamenti del PNRR, cifra che con gli altri cofinanziamenti raggiunge un totale di circa 5 miliardi, utili alla realizzazione di 4.500 progetti. Di questi 1.435 vedono gli enti locali come soggetti attuatori, per un totale di 700 milioni di euro di investimento. A questo riguardo ovviamente non erano stati illustrati dati analitici sullo stato di attuazione e avanzamento degli stessi per conoscere l'effettivo stato dell'arte. Già avevo sollecitato lo scorso anno la necessità di poter disporre come Regione di un strumento analitico attraverso il quale poter verificare e anche monitorare lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto PNRR attivato in Umbria, indipendentemente dal soggetto o attuatore o beneficiario. L'Umbria potrebbe
disporre di un sistema di monitoraggio costante, che tra l'altro non serve soltanto all'opposizione, non serve soltanto ai cittadini, ma serve principalmente come elemento di promozione anche e di strumento di condivisione da parte della Giunta. Quindi l'Umbria tra l'altro è una delle poche regioni in cui non è stata istituita una commissione speciale dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Molte regioni lo hanno fatto, l'Umbria magari non l'ha fatto per mancanza di risorse, per mancanza di strumenti, però credo che fosse stato uno strumento molto utile per fare questo tipo di monitoraggio. E non si è però dotata nemmeno di una legge regionale specifica finalizzata all'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi noi chiediamo alla Giunta, quindi alla Presidenza, l'ammontare dei fondi PNRR già erogati ai soggetti che devono realizzare progetti nel territorio regionale, il complessivo stato di attuazione del PNRR in Umbria e anche un quadro generale con lo stato di avanzamento, almeno dei progetti più importanti, quali sono gli interventi avviati, con quali finalità e con quali ammontare, e anche se intende poi per i mesi a venire fornire anche un elenco dettagliato delle risorse rimanenti e dello stato di avanzamento, se non altro dei progetti programmati o quelli non ancora finanziati, perché comunque il 2026 fondamentalmente è alle porte e se non c'è una proroga dobbiamo rimanere entro questa tempistica. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Prego presidente De Sei per la risposta. Sì, grazie. Allora consigliere Meloni, io avevo avuto modo già di interloquire sul PNRR in occasione del resoconto di legislatura portato in quest'aula a giugno. Resoconto che contiene anche una dettagliata relazione sulla storia, la progettazione e lo stato di attuazione del PNRR, che io credo lei avrà avuto modo di leggere. Quindi sul PNRR Umbria noi abbiamo fatto continue informative anche in quest'aula. Questo perché? Perché sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Umbria ha rappresentato uno dei pilastri caratterizzanti l'azione di questo governo regionale. D'altronde, con un bilancio esiguo ed ingessato come quello che abbiamo ereditato, se non fossimo diventati capaci di intercettare e mettere a terra risorse comunitarie e PNRR, non avremmo avuto alcuno spazio di manovra. Proprio nel resoconto di legislatura, a giugno, abbiamo fornito un'analisi dei risultati del PNRR Umbria che posso sintetizzare in via estremamente sintetica: 4.500 progetti finanziati con 3,85 miliardi di euro intercettati, che diventano 5,1 miliardi se si considerano, come sappiamo bene, i cofinanziamenti. Dal punto di vista dell'attuazione, le opere gestite direttamente dalla Regione e dagli enti locali umbri vedono il 70% delle stesse avere già impegni giuridicamente vincolanti e quindi sono in fase di realizzazione. Mi piace però ricordare come a livello nazionale l'Umbria venga spesso citata come una regione esemplare rispetto alla gestione di tutte le fasi del PNRR. E mi piace anche ricordare come durante l'ultima presentazione del rapporto sull'economia regionale la Banca d'Italia, nel sottolineare che l'Umbria utilizza molto di più rispetto al passato i fondi comunitari, è anche la migliore regione italiana, dopo le province autonome di Trento e Bolzano, nell'attuazione del PNRR, da cui ha intercettato una cifra record di risorse. Quando lei, consigliera Meloni, rimarca che la necessità di poter disporre di uno strumento analitico attraverso il quale poter verificare e monitorare lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto PNRR attivato in Umbria, indipendentemente dal soggetto beneficiario o attuatore, qui però devo fare necessariamente una precisazione. Occorre rimarcare, ancora una volta, come la Regione Umbria, come del resto tutte le regioni, non ricopre, contrariamente al testo della programmazione dei fondi europei, il ruolo di autorità di gestione dei fondi PNRR.
Questa scelta, datata nel 2021, fu del governo Conte II, che scelse di procedere mediante assegnazione diretta delle risorse da parte delle strutture di missione all'uopo costituita ai singoli soggetti beneficiari attuatori. Questo, ricorderete tutti, è il DL 77 del 2021. La conferenza delle regioni, in cui avevo avuto l'incarico proprio di guidare il PNRR, fu critica con questa scelta e segnalò al governo Conte e poi a quello Draghi successivamente l'eccessiva centralizzazione delle scelte attuative e i rischi ad essa connessi, chiedendo un coinvolgimento attuativo delle regioni più rilevante, anche in relazione alla conoscenza proprio delle necessità dei singoli territori. Sulla scorta dell'impostazione che venne data dal 2021, l'unico strumento analitico attraverso il quale poter verificare e monitorare lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto PNRR attivato in Umbria, così come anche per le altre regioni, è quello che le varie unità di missioni hanno istituito come sistema di monitoraggio, ossia la piattaforma REGIS, che eroga i suoi servizi attraverso il portale Area RGS e del MEF. Questa è la piattaforma a cui convergono tutte le regioni a prescindere da chi siano gli enti attuatori. L'utilizzo della piattaforma quale sistema di gestione e monitoraggio dei progetti PNRR è riservato ai soggetti attuatori per ogni singolo codice unico progetto, il cosiddetto CUP, per il quale risultano beneficiari. Proprio per questo, fin dal 22, volli e ottenni la possibilità di verificare, mediante l'abilitazione all'interno della piattaforma REGIS e dei nostri uffici competenti, l'andamento di ogni singolo intervento con ricadute nel territorio regionale. Appare evidente come tale puntuale monitoraggio, consentito in maniera analoga anche alla Ragioneria Generale dello Stato e alle prefetture, sia riservato agli uffici regionali, che possono fornire i dati solo in forma aggregata, cosa peraltro svolta in numerose occasioni. Pertanto, quando si chiede di disporre di un sistema di monitoraggio costante per conoscere quali effetti del PNRR si stanno realizzando in Umbria, ovvero quali si presume che esso realizzi, bisogna sapere che già lo abbiamo dal 2022 ed è questa piattaforma REGIS. Per quanto chiede invece la consigliera tramite i quesiti A, B e C dell'interrogazione, rimando naturalmente alla relazione sull'attuazione del programma di governo che ha già in disponibilità dai primi di giugno, perché come sa bene noi abbiamo allestito una cabina all'interno della regione con una direzione a questo determinata che fa di supporto anche per gli enti locali e comunque per l'attuazione dei singoli progetti qualora si vada in difficoltà, perché le procedure non sono affatto semplici. Ricordando inoltre che dallo scorso mese di giugno è operativa una sessione specifica relativa riferita al PNRR all'interno del portale regionale della Regione Umbria, e la navigazione all'interno della sezione dedicata al PNRR potrà dare ulteriori risposte ai vari interrogativi, alle varie questioni che si volessero approfondire. L'esigenza di un coordinamento e monitoraggio a livello territoriale, soprattutto dei progetti affidati agli enti locali, poi, è stata recepita solo nel recente decreto legge 19 del 2024. Alcune riunioni della cabina di regia, tra cui quella di insediamento, tenutasi unitariamente in tutto il territorio nazionale il 27 maggio del 2024, sono state già effettuate sia da parte della prefettura di Terni che di quella di Perugia, unitamente agli enti previsti dal richiamato DL 1924, in attesa della definizione delle linee guida per l'operatività della suddetta cabina di regia, i servizi regionali hanno messo a disposizione tutti i dati del monitoraggio effettuato fin dal 31 dicembre 2022. Con la prossima uscita delle linee guida della cabina di regia istituita a livello provinciale, si ritiene che, salvo indicazioni contrarie, si potranno fornire ai consiglieri ulteriori approfondimenti, oltre quelli già presenti, su atti pubblici e sul sito della Regione.
Io credo di aver risposto più che altro sui meccanismi e sulla impostazione, perché questa è l'impostazione prevista per legge. Grazie. Grazie Presidente De Sei. Prego la parola al consigliere Meloni per la replica. Solo una breve replica ringraziando la Presidente. Naturalmente sappiamo bene che il team che lavora al PNRR è comunque a disposizione dei comuni e che il lavoro che viene fatto è gravoso e molto oneroso anche a causa di quello che purtroppo è stato stabilito diciamo all'inizio, e che purtroppo derogando anche molto alle funzioni centrali chiaramente appesantisce le procedure. Quello che magari a volte sfugge, non perché non sappiamo che esiste Regis oppure perché non abbiamo letto magari la relazione sua, Presidente, ma è proprio l'analisi forse qualitativa, cioè magari dire anche quali sono stati quei progetti che in questi 5 miliardi sono stati più impattanti nell'Umbria. Io non dico di fare una sorta di top 10, però dire nel PNRR, il PNRR ha cambiato questa regione o il volto di questa regione con questi 10 progetti sui quali noi abbiamo puntato, perché il volto dell'Umbria in questi 5 anni, o comunque in questi 3 anni diciamo, e nei prossimi successivi, è passata da A a B, perché la nostra idea è stata questa, utilizzando i fondi del PNRR, che capisco che sono molto frammentati, perché sono un po' gli enti locali, e quindi questo lo interpreto, però mi rendo anche conto che questa è un'occasione unica per l'Umbria come per le altre regioni. Se tutti i passaggi possono essere fatti in una maniera semplice, tra virgolette, di cui necessita, e non appesantire troppo anche la parte burocratica, perché poi magari ci saranno anche degli impedimenti che ostacoleranno magari quel sogno che si aveva. Però mi rendo anche conto che 5 miliardi, o comunque quello che l'Umbria è riuscita a intercettare, che è tanto, per essere massimizzato nella direzione di avere un progetto che veramente dà l'idea di un'Umbria diversa. Ecco, perché poi purtroppo prima, per quanto si potevano intercettare i fondi europei o altre forme di finanziamento, questa occasione che nasce da una pandemia globale, quindi da un evento negativo, comunque può dare l'opportunità di incidere un po' anche su quelle che erano le carenze che sono state accumulate negli anni precedenti per mancanza di risorse, magari anche per mancanza di buona politica.